La grazia ci permette di essere, di restare in comunione col Signore, di ricevere il dono della vita eterna, ma è necessaria anche la nostra partecipazione attiva, sottolineo, affinché questa grazia possa produrre del buon frutto alla lode e alla gloria del Signore. Perché nella grazia di Dio non ci sono i pigri. I pigri non contemplano, non sono contemplati tra coloro che sono presenti nel regno di Dio. La grazia, quando raggiunge la nostra vita, opera in un modo glorioso, meraviglioso. Qui non si sta parlando di personaggi, di persone particolari che hanno qualcosa in più degli altri. Noi abbiamo ricevuto tanto in più degli altri per la grazia di Dio. E quindi tutti quanti noi siamo impegnati, e la parola di Dio ancora questa mattina ci impegna a sforzarci, ad essere determinati, a prendere il nostro impegno. La grazia opera in un modo straordinario, la presenza di Dio è straordinaria nella nostra vita, la presenza dello Spirito Santo. E credo qualche mercoledì fa parlavo di questo e dicevo: è incomprensibile comprendere, capire come una personalità, lo Spirito Santo, Dio così grande, possa risiedere nel cuore di una persona e starsene così in un modo dolce, non in un modo prepotente. Questo ci dice quanto Dio comunque, anche nella grazia, anche con la sua presenza nella nostra vita, ci lascia questa libertà, ci lascia a noi la scelta di cosa ne vogliamo fare di questa grazia, di come vogliamo condurre la nostra vita. Il Signore è dolce, il Signore non forza nessuno, il Signore parla. E credo che la sua parola è potente da raggiungere i nostri cuori. Ma poi a noi la scelta. Poi siamo noi che decidiamo. Siamo noi che dosiamo il tempo da consacrare al Signore. Siamo noi che dosiamo le nostre risorse. Siamo noi che decidiamo in che campo dobbiamo essere determinati. Essere determinati nel servizio a Dio ha un costo, è un impegno, un costo, perché, come dicevo prima, dobbiamo a volte forzare la nostra natura, ma non siamo soli in questo. Il Signore ci aiuta, ci benedice, la presenza di Dio è meravigliosa. Che il Signore ci dia grazia di poter comprendere quanto sia importante il nostro impegno, la nostra determinazione in tante piccole cose. Se pregare o no lo decidiamo noi. Se servire il Signore con zelo, con sentimenti puri, lo decidiamo noi. Dio è un Dio grande e profondo. Egli conosce in profondità il tuo cuore, i tuoi pensieri, la tua vita. Egli parla perché vuole te. Non vuole qualcosa da te. Vuole il tuo cuore, la tua mente, la tua vita. Vuole fare di te un vaso nobile, un uomo di valore, una donna di valore, una donna è un uomo ripieni dello Spirito Santo, consacrati al Signore, santificati.